Le emozioni sono fortissime, già il carnevale era molto sentito negli anni scorsi, quella nota pandemia ci ha bloccati così come tutto il mondo è stato bloccato, però per fortuna stiamo ritornando e stiamo ritornando in grande stile, perché ho visto un carico di passione superiore a quella degli anni precedenti. Noi confidiamo molto nella riuscita dell'evento perché so dell'impegno che è stato profuso da parte di tutte le associazioni, dall'associazione Proloco, magnificamente diretta da Ciccio Graparotta, il suo presidente, e quindi consapevole di questo lavoro e di questa passione diffusa nel paese, noi confidiamo in una ottima riuscita dell'evento. Per quanto concerne l'ordine pubblico, devo dare atto della grande professionalità del Corpo di Polizia Municipale, diretto dal comandante Giuseppe D'Alessandro, il quale ha predisposto tutto quanto necessario ai fini della sicurezza di tutti gli utenti, di tutti i turisti, di tutti coloro i quali andranno a gustare l'evento. Paceco si presta bene quando a vie di fuga, quando a strade larghe, quanto anche a possibilità disciplinare. Poi se mettiamo l'impegno della Polizia Municipale possiamo stare sereni. Anche quest'anno la scuola, ovvero l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Paceco, aprirà la sfilata di carnevale. Per scuola intendo non soltanto il coinvolgimento in pieno degli alunni, ma dei docenti, del personale amministrativo e della dirigente. Abbiamo l'idea progettuale, è stata quella di attivare dei laboratori del carnevale, quindi laboratori del costume, laboratori della cartapesta, del colore, della pittura e della danza. E quindi è un valore, dico, uno stimolo creativo, ma in particolare l'arte del creare e del riuso dei materiali da riciclo, che è insomma il nostro filo conduttore, non fa altro che simulare ai ragazzi la creatività e la libertà espressiva artistica. Ci saranno delle sorprese che adesso non vi posso anticipare, anzi colgo l'occasione per invitare tutti al Carnevale di Paceco. Evviva il Carnevale di Paceco! Evviva!